Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Martedì 9 febbraio. Ariete, avete bisogno di un consiglio pratico per sbrigare un'incombenza domestica, ma solo chi ha una valida esperienza può fornirvelo. Che aspettate? Non nascondete una questione delicata alla persona del cuore, se ne accorgerebbe, in men che non si dica. Toro, iniziate la giornata con la luna storta, ma non è il caso di angustiarvi. Con il passare delle ore tutto migliora e voi tornerete a sorridere. Provate a dare più spazio agli altri e al lavoro. Cercate occasioni di confronto con i vostri colleghi. Gemelli, in famiglia all'inizio non vi sembrerà affatto facile, ma poi la situazione si ribalterà a vostro favore e alla fine vi daranno ragione, finalmente. Siate concreti e sappiate organizzare bene i vostri tempi se volete raggiungere traguardi ambiziosi. Cancro, con un atteggiamento responsabile e un impiego costante, farete fronte ai molteplici impegni che avete accumulato in questo ultimo periodo. Siete single? Lasciate dietro le spalle diffidenze, paure, pensieri foschi e guardate con ottimismo al futuro. Leone, esercitate la creatività sfruttando i sensi. Come? Preparate un pranzo prendendo in considerazione la vista, l'udito, il tatto, il gusto, l'odorato. Sul lavoro non agite impulsivamente. Prima di muovervi, osservate bene le dinamiche esistenti nel gruppo. Vergine, si presenteranno delle occasioni d'oro per il lavoro. Le dovrete afferrare al volo e poi darvi da fare il più possibile per sfruttarle appieno. L'incontro con una persona vi farà sognare un'evasione, subito dopo rinsavirete, non ne vale la pena. Bilancia, con Urano in posizione ostile, la situazione generale è ingarbugliata, confusa, anche se potrebbe ispirarvi un'idea e uno slancio degni di nota. Riflettete prima di parlare e, se serve, chiarite subito eventuali malintesi, dimostrando la vostra buona fede. Scorpione, non abbandonate i vostri obiettivi alla prima difficoltà che vi si presenta. Ogni tanto fermatevi per riposizionare il tiro e poi ripartite. Parlate chiaro con chi immagina un futuro roseo con voi, quando in realtà siete lontani mille miglia. Sagittario, con Saturno nel segno, tenete a bada il senso critico che a volte si fa tagliente. Esprimetelo semplicemente con qualche sospiro e qualche occhiataccia. Vi toccherà sbrogliare una matassa, non riuscendoci del tutto. Ne conseguirà grande nervosismo. Capricorno, datevi da fare, Giove vi aiuta. Potreste trasformare in lavoro una passione che coltivate da tempo e quindi riuscire ad unire l'utile al dilettevole. Concedete a un familiare la possibilità di fare esperienze liberamente, anche se rischia di sbagliare. Acquario, dialogherete con persone più anziane di voi e grazie al clima di comprensione che verrà a crearsi, ne conquisterete una galvanizzante stima. L'intervento di un amico sarà provvidenziale per avvicinare una persona che vi ha colpito da tempo. Pesci, un incontro professionale che nell'immediato vi sembrerà di poca importanza, in un secondo momento si rivelerà invece utile e costruttivo. Attenti agli sforzi eccessivi, se non vi riguardate rischiate problemi alla schiena o alle ginocchia.